Sgomento, paura, dolore in Ucraina. La gente prega, piange invocando Dio per mettere fine alla guerra, fermare la macchina della morte. Donne, uomini e bambini innocenti sono protagonisti in epiloghi strazianti. Guardate il carro armato. Quest'uomo è stato miracolato. Guardate che stile di civiltà, che compostezza, che modo di gestire il proprio dolore, la propria mortificazione. Sembra addirittura che stia incoraggiando i suoi soccorritori. E pensare che queste immagini erano considerate come una vera e propria bufala, invece no. Il carro armato non è di proprietà dell'esercito russo, bensì dell'esercito ucraino, che sarebbe poi stato rubato da alcuni sabotatori, i quali per la strada hanno perso il controllo, provocando questo grave incidente. Ecco, questi sono alcuni episodi di una guerra che ci è caduta addosso dalla sera al mattino, che vede da un lato la voglia di un popolo che vuole fuggire dalla povertà per inseguire la scia del benessere e della libertà, come affiancandosi alla NATO per poi fare un salto di qualità nell'Unione Europea. Volodymyr Zelensky è il presidente dell'Ucraina. Questo è terrore. Hanno scelto consapevolmente tattiche per distruggere le persone e tutto ciò che rende la vita normale. Centrali elettriche, ospedali, asili nido, case. Il popolo si è alzato per difendere il proprio Stato e ha aperto una vera faccia alla strada. Dall'altro lato vediamo il potente che punta l'indice contro Zelensky e trasversalmente anche contro gli americani, Vladimir Putin, che con scaltrezza, rimettendoci uomini e carri armati peraltro, chiede un concreto incontro di carattere diplomatico, ma l'Europa lo sanziona. Hold President Putin accountable for that. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. Cari colleghi, come vedete, i paesi occidentali stanno intraprendendo azioni ostili nei confronti del nostro paese. Intendo azioni illegittime che tutti conoscono benissimo. Gli alti funzionari dei paesi della NATO fanno anche dichiarazioni aggressive contro il nostro paese. Pertanto ordino al ministro della difesa e al capo di stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell'esercito russo in regime di allerta speciale. Ma cosa vuol dire mettere le forze di deterrenza dell'esercito russo in regime di allerta speciale? La deterrenza, o meglio, nel diritto, almeno qui in Europa, è un provvedimento preso da parte del giudice nei confronti di un imputato per evitare che questi compia altri reati. Ma qui siamo nella giurisprudenza. Viene definita invece deterrenza nel linguaggio militare quando si tratta di sistemi d'arma costruito in modo da
prevedere un utilizzo in accordo con una strategia di deterrenza. Tipico caso sono le armi nucleari strategiche. Per esempio, dicesi deterrenza nucleare, l'attivazione di un sistema missilistico con testate atomiche con intento di scoraggiare qualsiasi tipo di attacco da parte del nemico. Ecco, ma qui c'è un punto da chiarire. Putin ha messo in campo la deterrenza, ovvero le armi nucleari, semplicemente perché ha cercato il dialogo con la diplomazia vera, quella unica che non gli è stata data. Ha cercato di farsi ascoltare da ambasciatori qualificati, preparati e colti, ma l'Europa ha fatto e continua a fare l'orecchio da mercante, mettendo in mezzo, tanto per dirne una, Draghi, per esempio, che seppur un capo di governo non è un diplomatico, quindi non ha competenza in una determinata azione. La stessa cosa vale per Macron ed altri che non sono competenti nella diplomazia, e Putin ha usato la deterrenza per farsi ascoltare e quasi per manifestare la pace. Sembra un paradosso, ma è così. Putin sta dimostrando di essere una persona colta e a pari passi con le regole che impone la guerra, che impongono proprio quelle istituzioni preposte a regolarizzare determinate azioni, tipo come l'AIA, le Nazioni Unite o la Convenzione di Ginevra, ecco, come se non fosse una delle potenze mondiali. Cioè Putin si sta comportando come se non fosse una potenza, e non è un perdente perché ha già ottenuto molto, e cioè che l'Ucraina non entrerà nella NATO. Questa è una vittoria, pur avendoci rimessi uomini e carri armati, e allo stesso tempo è una figuraccia sia degli americani sia di quella avara Europa, che invece di mettere in campo la pace e la diplomazia, che cosa fa? Promette le armi a Zelensky per farlo combattere, e la von der Leyen candidamente dice al mondo: Bruxelles finanzierà l'acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature a un paese sotto attacco, l'Ucraina. Non era mai accaduto. Quindi Putin non è un folle intenzionato a trascinare le popolazioni nella distruzione di massa per il cattivo comportamento poi di una Europa attaccata al denaro, e di questo l'Europa deve prenderne atto, deve rendersene conto, deve essere più umana. Ci rimane quindi di essere più ottimisti e speranzosi, ma soprattutto di essere italiani dal sentimento umano e con la fede salda e la fiducia in Dio. Preghiamo. Da Enzo Di Micco, blogger, ciao.